Promuovere processi di crescita e di integrazione sociale dei minori figli di persone detenute, garantendo la continuità o la ripresa del legame affettivo con il genitore ristretto. Rafforzare le competenze genitoriali, tanto del genitore ristretto che si trova a vivere una situazione di isolamento con il figlio all'esterno, che del genitore in libertà. Intervenire sui contesti penitenziari per renderli quanto più accoglienti possibile, da un lato formando gli agenti per sensibilizzare ad avere un approccio attento alle esigenze di minori e dall'altro rendendo più accoglienti gli ambienti dove avvengono gli incontri genitori-figli ed infine rafforzare la comunità educante. Sono queste le quattro direttrici su cui si muove il progetto Save Love, curiamo la relazione, presentato stamani 13 novembre presso la sede della Fondazione Comunità Salernitana, selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La Fondazione Comunità Salernitana è il soggetto capofila di tale progetto con l'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno e una rete di altri 17 partner che conta al suo interno gli istituti detentivi di Salerno ed Avellino, l'Istituto a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze e alcol dipendenze di Eboli e l'Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Lauro. Abbiamo colto l'opportunità di rispondere al bando di impresa sociale con i bambini proprio per cercare di dare una mano a ricostituire, perché spesso si rompe, il rapporto genitoriale tra genitori detenuti e figli minori. Le complessità sono moltissime e che passano appunto anche dall'attenzione ai minori nel loro ambiente di vita normale a quando si approcciano con i genitori negli istituti di pena, ma anche alla formazione degli addetti proprio degli istituti penitenziari per accogliere i bambini, perché è una cosa a cui ovviamente non sono preparati. La prima cosa è uno screening dei detenuti che vorranno aderire, perché non è detto che tutti vorranno aderire, quindi con dei questionari e dei colloqui si capirà e si spiegherà appunto ai genitori detenuti quali sono gli scopi del progetto, e contemporaneamente parte la formazione per gli operatori degli istituti di pena e mano a mano poi a seconda delle persone che decideranno appunto di aderire si faranno dei percorsi abbastanza individuali, perché poi dipende anche da dove vivono questi minori, quello è importante. L'altra cosa che abbiamo fatto proprio è cercare di rendere accoglienti e a misura di bambino gli spazi di incontro all'interno degli istituti penitenziari. Sì. La sfida è molto ampia, innanzitutto perché, come già sapete, questo progetto intende riallacciare e armonizzare le relazioni tra genitori e figli. La comunità sarà coinvolta in pieno perché il progetto ha delle azioni all'interno degli istituti penitenziari e delle azioni invece all'interno dei territori in cui i ragazzi vivono, perché il processo e l'obiettivo è quello di reinserire il ragazzo, il minore, a tutti gli effetti all'interno di una comunità senza il trauma di avere un genitore detenuto. E quindi la comunità, attraverso iniziative, discussioni, focus group, sarà coinvolta interamente all'interno di questo processo. Come? Attraverso tutti i partner che sono realtà del terzo settore ben radicate sui territori e che quindi hanno un'autorevolezza e una capacità di intervento molto molto reale, e riusciremo, a mio avviso, a rendere tutti questi processi veramente dei processi che porteranno ad una facilitazione di relazioni tra genitori e figli, ma anche a una diversa attenzione delle guardie carcerarie che saranno coinvolte nei processi di formazione e di attenzionamento delle dinamiche familiari. Questo progetto è un progetto molto importante per noi, non solo come Caritas diocesana, ma anche come diocesi tutta e anche come metropolia. Noi sappiamo bene che la nostra metropolia, di cui diciamo fa un po' da referente il nostro arcivescovo, comprende più di una diocesi, la diocesi di Salerno, di
Teggiano-Policastro, Vallo della Lucania, Nocera e Cava Amalfi, e quindi con l'Austro-Emilia-Romagna e con anche l'abbinamento con la diocesi di Avellino, visto che ci sono anche dei istituti penitenziari anche di Avellino, si è pensato di mettere su questa, nella progettualità della passata carceraria, anche aderire a questo progetto, e ringraziamo il Signore che siamo stati anche vincitori di questo bando, perché ci permetterà di venire incontro a quelle necessità delle famiglie dei detenuti che hanno difficoltà nell'incontrare, nel educare i propri figli, e quindi sarà un modo per aiutare sia i detenuti che sono in carcere, sia coloro che sono magari ai domiciliari, ma soprattutto i bambini e i ragazzi di questi detenuti. E allora questo progetto mi prevede, ecco, di aiutare un pochino la genitorialità e anche diciamo l'accompagnamento in certo qual senso di questi bambini e ragazzi, non solo a livello umano ma anche a livello scolastico, anche a livello psicologico. Quindi la nostra diocesi, attraverso le parrocchie, attraverso le cattedre parrocchiali, faremo modo un pochino di accompagnare queste famiglie. L'amministrazione lavora già da molto tempo, implementando sempre di più e cercando, implementando sempre di più i rapporti con gli enti istituzionali e non per esempio col terzo settore, perché l'apertura massima dell'istituto penitenziario nei confronti dell'esterno, l'incontro con l'esterno, le possibilità che noi come amministrazione penitenziaria possiamo avere da partenariati, incontri con il volontariato, è fondamentale. E in questa particolare situazione invece abbiamo attenzionato i rapporti tra detenuti, genitori e minori, è fondamentale, perché rafforzare i rapporti con la famiglia, ma in particolare con i figli, in particolare con i minori, è fondamentale, perché ci aiuta praticamente in una visione sistemica del problema, quindi non tralasciando il singolo problema ma guardando nel proprio complesso, ci aiuta praticamente anche nella spronare alla partecipazione alle attività ricreative e culturali in vista di una libertà all'esterno che gli consente di riallacciare dei rapporti sani con la famiglia.